tutti ragazzi, qui dal vostro bomber GMGF93, bentornati nuovamente sul canale in un nuovo video. Finalmente siamo su Clash of Clans, come potete vedere ragazzi. Naturalmente potevamo anche registrare il video tramite il nostro programmino su Samsung 6 Galaxy, quello che è insomma un Samsung con il programma Recordable Premium, non lo so come lo si chiama, comunque l'abbiamo pagato un pochino, una sorta di euro, una cosa del genere. Comunque ragazzi, ritorniamo a noi, siamo su Clash of Clans, finalmente potremo fare una lunghissima serie su questo gioco, nonostante io non lo conosca così tanto bene. Comunque ragazzi, proseguiamo il nostro percorso. Allora, che ci dicono qua? Questo è il tuo nuovo villaggio, bello, vero? La vita qui sarebbe perfetta se non fosse per... Ah, cos'è questo? Un altro umano mingherlino. Oh no, Lord of the Goblin. Presto, piazziamo un cannone per difendere il villaggio. Subito, capo. Ah, no, direi di andare al cannone. Allora, io direi di spostarlo qua per difendere anche loro, perché qui vedo una miniera. Dai. Allora, non è il caso di essere tirchi. Spendi qualche gemma per velocizzare un po' le operazioni. Ok. Avanti. Ah, eccoli, orde di goblin all'attacco. Wow. Ma dico io, ma dove andate? Dove dovete andare? Fiu, ci è mancato poco, ragazzi, capo. Di niente. Abbiamo costruito il villaggio su una falda sotterranea. Ah, pensavo su una falda qui. Vabbè, è sotto una falda qui. Vabbè. Ciò significa che il cannone si riparerà da solo con il passare del tempo. Allora, dammi un po' di respiro. Gli stregoni della torre d'avorio sono venuti in nostro aiuto. Distruggiamo l'accampamento dei goblin. Ok, attacchiamo ragazzi, vediamo un po' che succede. Allora, tocca più volte un'area vuota per schierare le tue truppe. Sì, dammi un attimo, sto leggendo. Vabbè, dai, proviamo. Sono poco però, danno complessivo 50%, vediamo un po'. Non abbiamo più. Ottimo ragazzi, danno complessivo 100%. Abbiamo ricevuto 500 monete e 500 gocce di elisir. Possiamo tornare al villaggio ragazzi. Wow, bella partenza. Adesso dobbiamo preparare il villaggio per le battaglie. Ok. Allora, possiamo assumere un altro costruttore, così potremmo fare due costruzioni nello stesso tempo. Andiamo ragazzi. Allora, capanna del costruttore, direi di metterla, vediamo un po', qua vicino. No. Oh, va bene. Ah! L'elisir è fondamentale per addestrare le truppe e costruire molte strutture. Molte strutture, interessante ragazzi. Allora, puoi pompare... pompare elisir dalla falda sotterranea. Proviamo, benissimo. Estrattore di elisir. Direi di inserirlo qua dietro. No, aspetta, dà fastidio alla miniera, quindi lasciamo un po' di spazio. Ecco qua, possiamo completare ora. L'estrattore può contenere solo una piccola quantità di elisir, ok. E magari più avanti ragazzi aumenteremo il livello dell'estrattore di elisir. Costruiamo un deposito in modo da poterlo conservare. Cioè, è deposto di elisir, direi di metterlo vicino qua. Sì, la statua di elisir è lì, quindi mettiamolo qua. Vabbè. Ok, e ci serve anche un luogo sicuro dove conservare le nostre riserve d'oro. Oh, nient'altro? Va bene, possiamo costruire un deposito per lo stoccaggio dell'oro. Direi proprio di metterlo magari qui dietro, ragazzi, per... Anzi, sembra più coperto perché se ci attaccano... No, un attimino, mettiamolo qua. Vai. Beh, ragazzi, direi di aspettare un pochino, 5 secondi, 4, 3, così ci risparmieremo.
Gaorio, noi goblin adoriamo loro. Oh, capo, ci serve un esercito per combattere i goblin. Dobbiamo costruire una caserma. No, però le caserme, non potete dirmi queste cose, non mi piacciono a me. Direi di metterla vicino alla casa dell'oro, alla miniera, cioè. Aspettiamo un pochino, perché consumare le gemme così random non è proprio ideale. Allora, dobbiamo addestrare le truppe, va bene. Allora ragazzi, faremo un po' di truppe, vediamo, un po' 5. Ragazzi, ci becchiamo tra un pochino quando si sono addestrati i signori. Benissimo ragazzi, abbiamo addestrato le truppe, ancora ne vogliono, cioè, ma basta. Ok, quando ne dobbiamo addestrare, vediamo un po'. Ok, addestramento truppe completato, benissimo, ma l'ha finita, dai. Ma dobbiamo fare 20, scusa, spiegatemi un po'. Quindi ne facciamo, vabbè, Bombers, ne facciamo 20, perché sinceramente hanno rotto le scatole. Ah, ecco perché, ecco dove stai, trucchetto. E Bombers, dovete scusarmi perché io non conosco benissimo Clash of Clans, la prima volta che ci gioco. Avevo iniziato a giocare sul telefono, però non tanto conosco il gioco in sé. Quindi, terminiamo addestramento. Oh, ben fatto ragazzi, andiamo a prendere a pugni qualche muso verde, benissimo. Guarda quante ce ne sono, guarda, guardali. Ragazzi, cioè, mi sembra il paese delle meraviglie. No, questo non si poteva sentire. Comunque ragazzi, prima di attaccare il villaggio di quei brutti ceffi verdi, e ovvero i goblin, direi che, data la mia inesperienza su questi giochi così, Clash of Clans, Clash Royale, eccetera, tutti questi giochi qua, potete suggerirmi qualcosa in merito, trucchetti, come craftare cose, se potremo usufruire dell'elisir gratis, le gemme, eccetera. Commentare con un feedback, eccetera. Scusatemi un attimo ragazzi, così magari guadagniamo qualcosa. Ecco qua. Allora ragazzi, attacchiamo subito. Wow. Allora, multigiocatore 0. Va bene, lasciamo stare ragazzi. Attacco. Foresta dei goblin. Puoi schierare più truppe per volta tenendo premuto con il dito. Vai, io direi di attaccare su più fronti i Bombers. Ok, abbiamo finito le truppe, interessante. Eccellente, eccellente. Dai, dai, dai. Perfetto. Danno totale 100% ragazzi, radio successi, 500 monete, 500 gocce di elisir. Possiamo ritornare al villaggio? È stata una battaglia grandiosa, come potremmo commemorarti nella nostra storia? Beh, dandomi un sacco pieno di monete, che ne so, 10.000 euro, dai, non sarebbe già male. Allora, mi chiamo, ragazzi, il villaggio deve essere chiamato JimmyJF93- come il nostro canale. Allora, con loro che abbiamo preso i goblin possiamo migliorare il municipio. Allora ragazzi, lo so che il municipio della mia città sta cadendo a pezzi, però perché devo spendere io le monete, i soldini e tutte queste truppe per migliorare il nostro municipio? Vabbè ragazzi, migliora. Allora, 1000 monete, tanto ne abbiamo 1500. Vai, vai, vai. No, completore no, scusatemi. Aspettiamo 10 secondi. Allora, vediamo qua un po'. Dai.
Se cerchi nuove sfide, tocca qui e ti accontenterò. Ok. Benissimo, a destra. Allora, vediamo qua. Casse più grande, migliore un deposito d'oro fino al livello 2. Allora, prendi quei goblin. Vince di 10 stelle sulla mappa giocatore singolo. Allora, vediamo qua. Capo, ovviamente sai il fatto tuo. Tutti i villaggi conta su di te. Lo so, però non contateci così tanto. È perché, ragazzi, abbiamo iniziato a giocare fin da subito a Clash of Clans. Vediamo qua cosa abbiamo. Ma che cavolo succede? Perché gridano sopra? Allora, vabbè. Ok ragazzi, io direi che è arrivato il momento di salutarci per questo primo episodio su Clash of Clans. Naturalmente noi proseguiremo la nostra marcia, oppure lo faremo insieme a voi. Ma quindi lasciate un like, un commento, suggeritemi qualcosa da fare su questo gioco, qualche trucchetto, un feedback per farmi conoscere meglio il gioco, perché noi siamo alle prime armi, come vi ho detto prima. Per il resto, da Bomber GMGF93 è tutto. Iscrivetevi al canale soltanto se vi piacciono i miei video. Se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi. Bella ragazzi!